Coppito oggi sembra un paese diviso, poca voglia di parlare della vicenda di Murata Gigotti in paese, ma sui social è guerra aperta ed è sotto gli occhi di tutti. Volendo fare una ricostruzione asettica della vicenda, tutto parte da lontano. Nel 2008, con una delibera, si decise di assegnare i locali del casale di proprietà della famiglia Ianni come sede della quinta circoscrizione del centro sociale anziani, ma anche per attività dello stesso comune. Una locazione che riguardava piano terra e primo piano, parcheggio, altre zone e accessorie. 6 anni la durata del contratto. Nel 2014 arriva il rinnovo per altri 6 anni. Sempre nello stesso anno l'allora giunta Cialente optò per la gestione alla Proloco di Coppito, oltre al centro sociale anziani che già era assegnatario di parte del casale. Ora arriva la delibera dell'attuale giunta che si legge testualmente: nell'ottica del contenimento della spesa pubblica assegnerà alla Proloco e al centro sociale anziani degli alloggi del progetto Case in Mappa, consentendo un risparmio economico per l'amministrazione comunale. Il centro sociale anziani ha già espresso le sue perplessità. In base a questa delibera, Proloco e centro anziani avranno 6 mesi per ricollocarsi nel progetto Case in Mappa messo a disposizione. Il parco di Murata Gigotti, occorre ribadirlo, è pubblico e dunque non chiuderà. La disdetta del contratto di locazione passiva ha generato, come sempre accade, favorevoli e contrari. Chi è con il comune e chi è contro? Poche parole da parte dell'assessore competente Guido Liris, che cura il patrimonio. Non abbiamo cacciato nessuno, ha detto velocemente interpellato sulla vicenda, ma non possiamo più pagare certe cifre. Poche parole anche da parte della Proloco di Coppito e della sua presidente Marina Marinucci. Faremo una conferenza stampa, ha detto. Secondo la Proloco, però, si intuisce, loro non sarebbero mai stati contattati per cercare di risolvere la questione dei fitti passivi. Si sarebbero seduti attorno a un tavolo, non si sarebbero tirati indietro, fa capire la presidente Marinucci. Ovviamente c'è anche l'associazione Coppito Cuore e Anima che ha voluto dire la sua, soprattutto dopo la dura presa di posizione del PD e di Fabiana Costanzi in particolare. Giuseppe Romano, che è presidente dell'associazione e anche del CPT locale, ha sottolineato che il parco rimane nella disponibilità di tutti, ma quasi 50.000 euro annui versati dal comune, ha detto Romano, sono una cifra enorme. Romano però parla anche di modalità di uso e gestione non chiare degli spazi, anzi fa riferimento a banchetti, battesimi, compleanni, con spese di fitto, luce, acqua e gas a carico del comune. Accusi a vicenda, insomma, in una questione che appare sempre più intricata. Sul web intanto, in una pagina chiamata Coppito, appare un sondaggio che terminerà tra 5 giorni. Quasi 400 i voti sinora, si legge. Chi ha ragione, il comune o le associazioni?